Allora, buongiorno, buongiorno a Margherita Palumbo, buongiorno a tutti i partecipanti a questo nostro appuntamento di oggi, dedicato alla vendita, alla circolazione, alla ricezione delle opere di Spinoza. Quasi una testimonianza, direi, reificata dell'interesse per il pensiero di un autore che ha segnato la storia della filosofia moderna sino ai nostri giorni. E oggi appunto abbiamo il grande piacere di avere qui Margherita Palumbo. La dottoressa Palumbo ha lavorato a lungo alla Biblioteca Casanatense di Roma e dopo gli studi invece qui in facoltà, alla Sapienza di Roma, gli studi in filosofia. È studiosa di storia delle biblioteche e di alcuni fondi antichi di particolare importanza, perché Margherita Palumbo si occupa di ricostruzione di biblioteche private, di circolazione di libri, specialmente eterodossi, in Germania soprattutto, ha lavorato su, i libri di Campanella e di Patrizi in particolare, e si occupa comunque del ruolo della censura nella circolazione libraria. Ha pubblicato molti studi su Leibniz, in particolare sulla ricostruzione e lo studio della biblioteca privata di Leibniz e vari progetti elaborati da Leibniz proprio in vista della riforma del mercato librario nel periodo compreso tra il 1668 e il 1716. E in questo ambito ha svolto importanti ricerche sulle biblioteche dei filosofi, i cui risultati sono stati pubblicati in diversi libri e saggi. Ricordo soltanto tra i maggiori contributi la Biblioteca lessicografica di Leibniz e sempre poi su bibliografie, storie letterarie e cataloghi della Biblioteca Leibniziana, ha pubblicato anche il libro Leibniz e la Res Bibliotecaria. Ancora Leibniz e i libri geografici e apodemici nella biblioteca privata. Ancora ha lavorato sull'umanesimo cristiano di Erasmo da Rotterdam e ha pubblicato nel 2003 un volume dedicato, scusate, all'interno di un volume dedicato alla filosofia del Rinascimento, un volume collettaneo. Nel 2004 ha curato la bibliografia delle edizioni della Città del Sole di Campanella, di tutte le edizioni pubblicate tra il 1623 e il 2002. Ancora su Leibniz bibliotecario sono usciti ultimamente diversi saggi, ad esempio nel Oxford Companion del 2018, dedicato appunto un numero dedicato a Leibniz, e nel volume Leibniz Rezeption, Forschung, Ausblick, pubblicato nel 2019 presso Steiner Verlag. Ma vorrei anche ricordare un suo importante contributo sulla biblioteca privata di Sophie di Hannover, della quale ultimamente Margherita Palumbo ha analizzato la sezione dei libri inglesi presenti nella biblioteca di Sophie di Hannover e al momento ha appunto in preparazione un lavoro invece sui libri francesi di Sophie. E veniamo al nostro incontro di oggi. E se fossi appunto stata in grado oggi di inserire uno sfondo alle mie spalle, anziché queste pareti piuttosto anonime, e oggi per l'occasione voi avreste ammirato dietro di me un ingrandimento fotografico di alcuni ripiani della biblioteca di Spinoza. La biblioteca di Spinoza oggi è stata in parte ricostituita dopo la dispersione, sebbene non con i volumi originali di Spinoza, presso la cosiddetta Spinoza House, la casa di Spinoza a Rendsburg, un villaggio nei pressi di Leida, in Olanda, proprio nella casa in cui Spinoza ha vissuto dal 1661 al 1663, nella casa del chirurgo Hermann Hohmann. Ma in ogni caso, perché avrei inserito questo sfondo alle mie spalle? Perché con la lezione della professoressa Palumbo entriamo oggi, direi, nel mondo magico, in gran parte sconosciuto, del collezionismo, del mercato librario, degli inventari, delle biblioteche. Insomma, in quel mondo che irrompe nella storia dello spinozismo subito dopo, immediatamente dopo la morte del filosofo. Spinoza
Spinoza muore il 21 febbraio del 1677 e quello stesso giorno all'Aia, nella casa in cui viveva dal 1671 presso il pittore Hendrik van der Speyk, viene redatto un primo inventario dei beni, pochissimi peraltro, posseduti dal filosofo, da Spinoza. Oltre a telescopi, lenti di ingrandimento, strumenti per la molatura, in questo inventario si fa riferimento a una libreria con diversi libri. Ecco, questo accenno viene precisato in un secondo inventario dei beni posseduti, che poi viene redatto alcuni giorni più tardi, formulato un elenco che comprende ben 161 titoli, e si fa riferimento a cinque piccoli plichi che non sono stati meglio identificati. In ogni caso, in quello stesso anno, la biblioteca privata di Spinoza viene con ogni probabilità venduta all'asta. Sempre in casa del pittore van der Speyk, insieme agli altri beni del filosofo, dopodiché andrà dispersa completamente tra i vari acquirenti. E direi che da questo momento ha inizio e assume tra l'altro una valenza filosofica e storico-filosofica la storia di cui ci parlerà oggi Margherita Palumbo. E dunque a te la parola, Margherita, e grazie, grazie sin d'ora, grazie. Allora, grazie, mi sentite bene, no? Grazie a te, Pina, per questa introduzione, per l'invito a partecipare a questo ciclo di seminari. Ne avevamo parlato diverse volte di questa ricerca attraverso i cataloghi d'asta. E ammetto di sentirmi oggi ancora un po' eccentrica rispetto, diciamo, al ciclo dei seminari, ma soprattutto all'ambito cronologico di questa edizione del ciclo. Comunque ho pensato che è questo anche un modo di celebrare i 350 anni della pubblicazione del Tractatus, perché il percorso, l'itinerario, la storia che narrerò appunto prende avvio esattamente 350 anni fa. Ci sarà una breve premessa sui provvedimenti censori che furono presi nelle Province Unite subito dopo la pubblicazione del trattato e una breve illustrazione delle edizioni che furono prodotte tra il 70 e il 77 e 78, proprio perché questo poi ci aiuta a capire quello che verrà dopo. E quindi cercherò di tracciare una storia della circolazione del Tractatus, più in particolare però non mancherà qualche accenno anche agli opera del 77, negli anni immediatamente successivi al 70, ricostruendo i primi passaggi dell'opera di Spinoza nei cataloghi di vendita di biblioteche private, in modo da individuare, se possibile, delle linee costanti oppure anche dei punti di rottura nella circolazione successiva, passando attraverso il grande collezionismo settecentesco fino ad arrivare a quell'attuale. Questo l'ho fatto anche per essere un minimo coerente, diciamo, con. Non mi sentite? Mi sentite meglio adesso perché sto Scusami, no, leggendo. Margherita, in effetti c'è qualcuno che ha questo problema al momento, ma non so da cosa dipenda, perché alcuni sentono benissimo, altri meno bene. Forse è un problema di connessione generale qui a Roma, però alcuni romani sentono bene, altri meno bene, non saprei. Comunque. Proprio al massimo. Spero E dunque è un percorso per chi mi sente, speriamo tutti, che non ha naturalmente alcuna pretesa di esaustività, per certi versi sarà anche frammentario e bisogna riconoscere che può essere anche esito, diciamo, di scelte individuali, alcune cose che mi attraggono, mi hanno incuriosito maggiormente.
E spero che ci possa essere poi spazio per discussione, perché in realtà ho tante domande anche, ci sono tante cose che non sono riuscita a risolvere e che anzi mi hanno suscitato molti, molti dubbi. Un'altra premessa necessaria è che non parlerò di esemplari, per così dire, celebri del Tractatus, non so, la copia di Oldenburg, per esempio, o la stessa copia leibniziana, perché sono comunque già noti, già studiati. La mia è proprio un itinerario tra cataloghi, per cercare di esplorare una fonte che di solito viene piuttosto trascurata negli studi sulla circolazione di un autore o di un'opera. È una fonte invece faticosa, chiaramente, da consultare, e che bisogna interpretare anche piuttosto bene, che però ci dà delle notizie proprio materiali, molto concrete sulla circolazione di un libro, e può dare anche delle informazioni molto interessanti su pratiche di commercio, pratiche di censura, pratiche di lettura, fornendo anche delle notizie di carattere bibliografico, come vi farò, come vedremo in seguito, qualche esempio. Che possono essere anche del tutto inaspettate. Entrando adesso più nel vivo della relazione, sperando che tutti mi sentiate bene o almeno meglio, prendo avvio da un'affermazione naturalmente di Jonathan Israel, che ritiene che la circolazione del Tractatus costituisca un vero puzzle bibliografico, originato dal contrasto tra l'alto numero di copie dell'opera che sono possedute oggi dalle tante biblioteche pubbliche, naturalmente mi riferisco alla prima edizione dell'opera, e le proibizioni e sequestri che il libro subì già a pochi mesi dalla sua pubblicazione ad Amsterdam all'inizio del 1670, in un volume, come tutti voi sapete, in quarto, uscito rigorosamente anonimo e con delle note tipografiche fittizie che lo volevano stampato ad Amburgo da un certo Enricus Unrat. Già nell'aprile del 1670 il concistoro di Utrecht aveva dichiarato il libro scandaloso ed empio. Un mese dopo, quello di Leida, richiamandosi a quanto stabilito in un decreto del 53 che riguardava gli scritti sociniani, aveva disposto il sequestro di tutte le copie del Tractatus messe in vendita nelle librerie della città. Meno tempestiva, invece, secondo Israel, la reazione di Amsterdam, tant'è vero che il vero editore del Tractatus ne poté pubblicare una seconda edizione già nel 1672 e l'anno successivo, nel 73, proporre un volume nel minore formato in ottavo, contenente sia il Tractatus sia la ristampa della Philosophia Sanctae Scriptura Interpret di Ludwig Meyer, già edita nel 66. Per prudenza il volume fu però diffuso ricorrendo a un noto camouflage, grazie all'inserimento di frontespizi intitolati a innocue opere di altri autori, a scelta di Opera chirurgica di Francisco Enriquez de Villacorta, la Totius Medicinae de Anova di Francisco Silvius, noto medico di Leida, e infine la collezione degli scritti storici dell'altrettanto noto Daniel Heinsius. La frode fu smascherata già nell'autunno del 1673 e nel dicembre imposto il sequestro di tutti i libri con frontespizi falsi. Infine, nel luglio del 1674, gli Stati Generali emanavano il decreto formale che bandiva Spinoza insieme ad altri tre libri. Quindi, oltre al Tractatus, la Filosofia di Meyer, il Leviatano di Hobbes e la Bibliotheca Fratrum Polonorum. Di qui la decisione di salvare il volume del 73, esportandolo clandestinamente in Inghilterra, questa volta dotandolo di un frontespizio composto in stile tipografico inglese. Purtroppo mi sono dimenticata di mettere un'immagine del frontespizio inglese. E recante anche l'anno del 1674 e Londra quale luogo di stampa. Infine, la pubblicazione nel 1677 degli Opera Postuma portò l'anno successivo, quindi nel 78, all'emissione di un'ulteriore condanna dei libri di Spinoza.
Nel frattempo si pensa agli anni 77-78, erano uscite altre due edizioni in quarto del Tractatus, ricorrendo ancora stavolta a un più diffuso espediente, cioè a quello della retrodatazione del frontespizio al 1670, in modo da testimoniare la buona fede dell'editore o del tipografo, quindi antecedente ai bandi di condanna. L'intricatissima vicenda qui solo delineata, costellata di note tipografiche fittizie, frontespizi camuffati ed esportazioni clandestine, non ebbe comunque conseguenza sull'attività di Ruysvelt, cioè il vero editore di Spinoza, che anzi nel 1675 fu nominato stadtdrucker, cioè tipografo ufficiale della città di Amsterdam. Da tutto ciò, Israel ne trae le conseguenze che il Tractatus non poté mai circolare con libertà nelle Province Unite ed invita quindi ad interpretare in modo non ottimistico quell'idea di tolleranza che è spesso presentata come l'anima stessa della Dutch Golden Age e non cadere soprattutto nell'errore di sottovalutare il potere della censura olandese, spesso giudicata inefficace per la sua mancanza di centralità e di strumenti di controllo preventivi sulla stampa, a differenza della censura romana. La proibizione delle opere di Spinoza non fu mai, continua Israel, una mera formalità. I decreti del 74 e del 78, uniti ai sequestri già operati in precedenza, avrebbero effettivamente impedito la circolazione delle opere di Spinoza. Passiamo adesso alla presentazione. Allora, ne abbiamo già parlato con chi era entrato prima nel nostro meeting. Questa è una stampa satirica datata al 1700 circa, e l'esemplare è in British Library, The Complete Auctioneer, è opera dell'artista Sutton Nicol, attiva a Londra tra il 1689 e il 1729. L'incisione raffigura un banditore d'asta e i libri che offre al pubblico incanto hanno i titoli, li vedete anche se sono chiaramente poco leggibili, hanno dei titoli vergati ai tagli. Si tratta per lo più di opere sospette per motivi religiosi, politici o perché offensive alla morale. La vendita all'asta è quindi presentata in questa incisione come una sorta di porto franco, un'occasione per entrare in possesso di libri normalmente non disponibili nelle librerie perché non graditi alla censura. Ci vogliamo quindi chiedere che effetto ebbero i decreti di condanna del Tractatus e i sequestri disposti dalle autorità delle sue copie nelle vendite all'asta, uno straordinario strumento per la circolazione dei libri e non a caso inventato proprio dagli olandesi, che almeno fino al 1725-1730, scusatemi, dominarono in modo assoluto l'intero mercato europeo librario. Spetta infatti a Ludwig Elsevier, capostipite di quella che diventerà una potentissima dinastia di editori, tipografi e librai, il merito di avere per primo introdotto sul mercato questo strumento di vendita, organizzando nel 1599 la prima asta a Leida. E si tratta della biblioteca del politico Philips van Marnix, e naturalmente si considera questa la prima asta perché è il primo catalogo a stampa che ci è arrivato. L'innovazione introdotta da Elsevier ebbe un immediato successo, essendo il modo più efficace e redditizio per disperdere la raccolta privata di un privato, ma anche eventualmente lo stock di un libraio passato a miglior vita oppure semplicemente desideroso di rinnovare la giacenza della sua libreria. Anche il pubblico apprezzò subito il nuovo sistema di vendita. Infatti, vi erano prezzi più accessibili rispetto a quelli ordinariamente offerti nelle librerie. La possibilità di trovare libri da tempo non più disponibili e la circostanza, non da sottovalutare, di entrare così in possesso di libri già rilegati, un considerevole risparmio se si considera che ancora per tutto il Seicento nelle librerie i libri erano venduti en bloc, cioè a fogli sciolti e quindi da rilegare a spese dell'acquirente stesso. Ultimo elemento di interesse, le indicazioni che si iniziano a inserire già nel 600 nel catalogo di vendita
sulla presenza di esemplari annotati dallo stesso possessore. È un particolare importante perché ci aiuta nella ricostruzione eventuale, naturalmente, di eventuali reti di interesse intorno a una determinata asta da parte di seguaci appartenenti a determinati gruppi, e soprattutto se tali notizie di per sé asciutte sono poste in relazione con notizie che sono presenti in altre fonti, e mi riferisco in particolare agli epistolari. Per avere un'idea dell'importanza delle aste, è sufficiente pensare che tra il 1500 e il 1700 si svolsero nelle diverse città circa 4.000 aste. Possiamo calcolare un'asta a settimana più o meno. Non solo in importanti centri commerciali come Amsterdam, Leida o Olaia, ma anche in città di minori dimensioni e gravitanti intorno alle università come Groninga e Utrecht. Le aste non si rivolgevano inoltre a un mercato locale o esclusivamente locale, ma attiravano acquirenti dalla Francia, Inghilterra e Germania, compresi agenti appositamente inviati per conto di case regnanti. Per esempio, i duchi di Wolfenbüttel, dalla metà del Seicento, hanno degli agenti stabili all'Aia proprio per occuparsi di acquisti presso le aste a favore della biblioteca augusta. Si stima che attraverso le aste olandesi furono messi in circolazione nel corso del Seicento oltre 4 milioni di libri, cioè un numero enorme. Le vendite all'asta erano, allora come adesso, un evento pubblico per eccellenza e quindi regolate da una precisa normativa che imponeva che della raccolta messa all'incanto fosse redatto un catalogo a stampa. La struttura dei cataloghi è molto varia, i primi cataloghi sono delle liste molto faticose da consultare perché l'unica, diciamo, distinzione data dal formato, per cui abbiamo liste dei libri in foglio, liste dei libri in quarto, liste dei libri in ottavo. Solo successivamente si introducono delle classi, la classe dei libri teologici, la classe dei libri filosofici, medici, eccetera. E i cataloghi per tutto il Seicento sono sprovvisti di indici degli autori. È un'innovazione, devo dire, che solleva molto la ricerca, ma che viene introdotta solo, diciamo, all'inizio del Settecento. Dell'asta poi si poteva dare adeguata pubblicità sulle pagine delle tante gazzette circolanti al tempo, segnalando anche le librerie site in altre città in cui sarebbe stato possibile acquistare il relativo catalogo. La vendita doveva comunque essere autorizzata dalle autorità della città, dietro pagamento da parte del libraio di poco più di 2 fiorini. Il libraio era inoltre tenuto a depositare 8 copie del catalogo di vendita, circostanza questa che fa intravedere la possibilità di un controllo censorio sui libri offerti in vendita e che potrebbe spiegare anche l'assenza del tractatus nelle aste olandesi nel decennio successivo alla prima edizione del 1670. Il primo passaggio del tractatus in un'asta che siamo riusciti a individuare, almeno allo stato attuale delle ricerche, naturalmente, è infatti in un catalogo, lo vedete qui nella presentazione, pubblicato non ad Amsterdam o a Leida, ma a Londra nel 1676. L'occasione è la prima asta a essere organizzata in Inghilterra in assoluto, su iniziativa del libraio William Cooper. E la biblioteca offerta alla vendita è quella del teologo non conformista Lazarus Seaman, master di Peterhouse a Cambridge. Il catalogo di questa biblioteca, organizzato solo in base al formato, è considerato oggi un'autentica rarità bibliografica, considerate che saranno una quarantina di carte, è stato venduto da Christie's una decina d'anni fa per quasi 50.000 dollari. Comprende le registrazioni di oltre 5.000 volumi, compresa quella relativa a un esemplare dell'edizione del 70 del Tractatus. Non so se è riuscita a vederlo, è qui come l'832, Tractatus Theologico Politicus, e con la data e luogo e data di stampa. Nel 1678 ebbe luogo la vendita, sempre a Londra, della più limitata raccolta libraria di Thomas Manton, altro ministro non conformista, e contenente anch'essa la registrazione del Tractatus, quella
Questa volta nella cosiddetta edizione con frontespizio inglese del 1674, a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, edizione che, come documentano anche molti altri cataloghi di aste svoltesi a Londra nel periodo, ebbe effettivamente una prevalente diffusione inglese. Occorre considerare che la scelta di destinare tali copie all'Inghilterra non fu casuale, perché i rapporti tra i librai olandesi, i rapporti e i librai inglesi erano effettivamente strettissimi e sorretti anche da una rete comune di agenti, di mercanti e naturalmente di capitani delle navi. Scusami, ma Margherita, Anche le scusami, ti interrompo un momento perché vedo che ci sono molte persone che continuano a dire che ci sono dei problemi di ricezione. Non voglio, scusami tanto, non volevo interromperti. Forse potrebbe dipendere dal fatto che tu hai contemporaneamente due computer accesi e magari l'uno, può darsi che l'uno faccia eco all'altro, non lo so, eco all'altro. Tu devi lavorare comunque su due computer, no? Mi sembra di capire. Ho levato la connessione. Si sente meglio Al ora? momento sì, direi di sì, però certo bisognerebbe vedere nel corso del... Comunque andiamo avanti, scusa. Anche la No, ecco, connessione. infatti no, non si sente bene anche così, quindi scusami, scusami per l'interruzione e possiamo, puoi proseguire, scusami tanto. Prego. Ma si sente E meglio ora? no, Si sente no, meglio o no? effettivamente no, però va bene, comunque ti seguiamo. E ci sono, tra l'altro, è un problema che riguarda alcune persone, non tutte, quindi non importa, ti seguiamo bene. Prego. Lo spirito. Mi dispiace, non so che cosa fare. Ho aumentato al massimo il volume, No, provo a mettere delle cuffie, ma non non è un credo che problema di sia. volume. Comunque, no, non volevo interromperti, perdonami, prego. Allora, ritorniamo per chi mi sente, spero non sia una minoranza, a queste aste inglesi che si svolgono appunto tra il 1676 e l'inizio degli anni 80 e che sono organizzate sempre da due librai, solitamente, che sono questo William Cooper e Edward Millington. Abbiamo un po' perché magari abbiamo perso un po' di tempo, non vorrei sforare troppo. E sempre a quest'altro libraio, e quindi sono legati a questa cerchia di teologi, spetta l'organizzazione dell'asta della biblioteca di Arthur Annesley, il primo conte di Anglesey, che era noto proprio per proteggere tutti di questi teologi e librai dall'allora soprintendente della stampa a Londra, che era il temuto ugonotto Sir Roger Lestrange. Nel catalogo della Biblioteca Anglesiana sono comprese ben tre registrazioni del trattato spinoziano, due relative edizioni recanti la data del 1670 al frontespizio e una relativa nuovamente all'edizione del 74. Al contrario delle menzionate vendite delle biblioteche dei teologi Seaman e Menton, l'asta della ben più prestigiosa Biblioteca Anglesiana attirò non solo l'interesse dei collezionisti, ma anche delle autorità censorie che sequestrarono molti manoscritti, l'Oceana di James Harrington e infine il Leviatano e il De Corpore di Hobbes. Ma non Spinoza, che passò quindi indenne il controllo ordinato dall'autorità inglese. A differenza di quanto accade in Inghilterra, negli anni 70 il trattato sembra effettivamente assente invece dal mercato librario olandese. Una conferma ci arriva dal catalogo dello stock del libraio Daniel Elsevier, che vedete qui, quello del 1674 alla vostra sinistra, che è un volume di quasi 800 pagine, che comprende ovviamente non solo edizioni olandesi, ma anche francesi, tedesche, spagnole e un gruppo naturalmente molto più limitato di edizioni in lingua italiana o comunque stampate in Italia. In questo catalogo del 1674 non abbiamo potuto rinvenire il titolo del Tractatus,
Sinoziano, che invece risulta presente in un successivo catalogo dell'azienda Elsevier, quello che vedete a destra del 1681, che viene stampato subito dopo la morte di Daniel Elsevier nell'agosto, un'occasione che il figlio Abraham coglie per rinnovare anche lo stock della libreria che era stata gestita dal padre. La registrazione è presente tra i libri teologici, anche se è stata piuttosto complicata da trovarlo. Se vedete, viene dato un rilievo tipografico, può darsi anche intenzionalmente, piuttosto scarso. Tractatus è sostituito chiaramente perché era la stessa parola con cui iniziava il Tractatus de Regni Ecclesiae, e comunque il Tractatus è presente, ma insomma, dà un'idea proprio di basso profilo in questo catalogo d'asta, che a quanto mi risulta al momento è il primo passaggio dell'opera di Spinoza sul mercato delle aste olandesi nel 1681. Pochi anni più tardi, nel 1683, fu venduta la ricchissima biblioteca di Nicola Sanzius, figlio di quel Daniel protagonista, suo malgrado, di quell'operazione di camouflage dell'edizione del 1673 del Tractatus. La biblioteca di Nicola Sanzius era tra le più grandi del tempo. Il catalogo che ne venne redatto comprendeva oltre 13.000 registrazioni. La vendita iniziò il 15 marzo e per battere tutti i lotti furono necessari ben 13 giorni. Tra i libri offerti, anche un esemplare del Tractatus Theologico Politicus tra i teologi in quarto. L'opera spinoziana è rintracciabile anche in molte altre biblioteche olandesi vendute tra il 1880 e il 1890, e ne abbiamo rinvenuto la registrazione del titolo anche nel catalogo della Biblioteca Vittiana, venduta a Dordrecht nel 1701. Questo è un caso piuttosto interessante perché si tratta della raccolta libraria di Johan van Witt Junior, il figlio maggiore dell'omonimo e molto più noto gran pensionario van Witt, ucciso nei disordini dell'estate del 1672 e spesso indicato come uno dei possibili protettori di Spinoza. La sua morte era stata seguita da un vero e proprio diluvio di pamphlet satirici, compreso a testimonianza del ruolo che il libro rivestiva nella società olandese da alcuni cataloghi immaginari della sua biblioteca, uno dei quali comprendente proprio il Tractatus di Spinoza, definito con una formula destinata a una grande fortuna nella storiografia spinoziana, il libro forgiato all'inferno. La vera biblioteca di Van Witt sopravvisse però alla sua morte, ereditata appunto dal figlio maggiore Johan, e venduta nel corso di quest'asta di cui vedete il frontespizio del catalogo nel 1701. In questo catalogo è presente nella serie dei filosofi in quarto anche un'edizione del Tractatus. Lo vedete qui. Proprio l'ultima riga della pagina sinistra all'8955, preceduto dalla registrazione degli opera postuma del 77, e con l'aggiunta, lo vedete alla pagina seguente, anche delle iniziali del nome di Spinoza sulla falsa riga di quanto è nel frontespizio degli opera. E comunque questi due titoli spinoziani, se voi guardate poi l'8956 e 957, sono seguiti immediatamente da delle confutazioni del Tractatus. Dunque, se in questi cataloghi siamo riusciti a rinvenire il titolo del trattato, se potremmo aggiungere anche molti altri, per esempio il catalogo della vendita di Burckhardt Folter, venduta a Leiden nel 1709, mi fermo solo qui, il trattato si è appunto inserito nella sequenza normale, diciamo, dei libri filosofici o dei libri teologici, qualche volta l'abbiamo rinvenuto anche nella
nelle liste dei libri politici. E, tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, nei cataloghi di vendita olandesi inizia invece ad apparire una sezione molto particolare, solitamente collocata a fine del catalogo, precedente la sezione finale, quello dei libri omissi. Questa sezione è la sezione dei libri proibiti. Ecco, qui ne vedete un esempio. Solitamente la sezione dei libri proibiti comprendeva tra i 20 e i 40 titoli. L'altra particolarità è che mentre i lotti nelle altre carte del catalogo sono sempre indicate da numeri arabi, i libri proibiti sono indicati da lettere alfabetiche. A segnalare forse una diversità nella vendita, ma è un punto su cui manca ancora proprio chiarezza anche negli studi, nei pochissimi studi che ne danno notizia. E del resto non è neanche chiaro perché il Trattato di Spinoza si trovi inserito in aste svoltesi nella stessa città, per esempio a Leida, una volta tra i libri filosofici, una volta tra i libri proibiti e oltretutto nell'arco degli stessi anni. Si pensa anche che possano essere state scelte dei librai, una sorta di espediente commerciale al fine di accrescere l'interesse intorno all'asta, proponendo in un unico punto del catalogo una lista di opere proibite. Del resto non è pure chiaro nelle Province Unite da chi fossero stati proibiti questi libri. Insomma, è una sezione che apre molte, molte questioni. Questo è uno dei primi casi in cui troviamo questa sezione dei libri proibiti ed è la biblioteca di Constantin Huygens, il fratello del molto più noto Christian. La raccolta fu venduta a Leida tra il settembre e l'ottobre del 1701 e nella classe dei libri proibiti, che si apre come vedete con Leviatano di Hobbes, tra i volumi in quarto troviamo la segnalazione sia dell'opera postuma alla lettera D, sia del Tractatus alla lettera E. Ora qui c'è un punto interessante, cioè mentre gli opera postuma, vedete, questo è un esemplare, i cosiddetti esemplari cum prezis, un esemplare in cui un acquirente, un partecipante all'asta, ha annotato i prezzi via via raggiunti nel corso dell'asta dai libri. L'opera postuma fu venduta per 5 fiorini insieme a un esemplare delle Prelezioni teologiche di Sozzini. Invece il trattato teologico, voi vedete, ha una riga a margine, come una riga a margine anche l'Amphitheatrum di Vanini a fondo della pagina. Quindi potremmo supporre che sia andato semplicemente invenduto, cosa che però ci sembra alquanto strana, avendo esaminato tanti cataloghi del tempo anche con l'indicazione dell'indicazione di prezzi. E anche su questo rimane un dubbio se non sia invece una traccia di un possibile sequestro oppure di una vendita decisa all'ultimo momento in modo più riservato, cioè che questi lotti siano stati per esempio ritirati dal libraio e venduti in altro modo. Cioè, naturalmente questo è un caso in cui ci potrebbe aiutare sia il materiale d'archivio, di archivi olandesi, sia anche notizie negli epistolari eruditi, perché queste sono aste olandesi molto importanti che attirano un grandissimo pubblico internazionale e gli eruditi si scambiano i cataloghi, si scambiano notizie, spesso queste notizie riguardano anche il retroscena della vendita. Comunque questo è ancora un punto su cui si dovrà lavorare. Una possibile traccia, ma è solo un'ipotesi naturalmente, ho trovato che pochi mesi dopo, nel 1701, il libraio Samuel Buckley organizza un'asta a Londra
in quest'asta vengono riproposti dei libri appartenuti a Jan Witt, a Constantin Huygens e a Spanheim. Quindi può darsi che alcuni libri siano transitati direttamente in Inghilterra o che siano stati rinvenduti, non lo so. Dunque, questa classe dei libri proibiti, che compare appunto alla fine del Seicento, la ritroviamo in tanti cataloghi olandesi fino al 1730 circa. L'esame di questa sezione è interessante da tanti punti di vista. Questo, per esempio, è il catalogo del 1706 con cui fu venduta la biblioteca di un noto ebraista, Jacob Trickland, professore all'Accademia di Leida. Anche qui troviamo la classe dei libri proibiti, divisa per formato. In questo caso si apre non con Ops, ma con la grande raccolta dei volumi in foglio della biblioteca Fratrum Polonorum, per dare l'idea, insomma, che questa era veramente una classe piuttosto incandescente. E anche qui troverete le lettere alfabetiche a segnalare i lotti. In quest'asta il catalogo risulta effettivamente, il Tractatus risulta venduto. Nell'asta Trickland ci sono due edizioni del Tractatus, quella in quarto datata al 70, e poi ne abbiamo rinvenuta un'altra nella sezione dei libri in ottavo, che vedete qui all'otto, caratterizzato dalla lettera R. Questa è una registrazione di grande interesse, perché si tratta una delle pochissime registrazioni, anzi io finora ho trovato solo questa, che testimonia il passaggio sul mercato olandese, e quindi la presenza in una biblioteca olandese, dell'edizione del 1673, cioè quella poi camuffata con i frontespizi finti, però di cui alcune pochissime copie erano invece aperte proprio da un frontespizio intitolato al Tractatus di Spinoza. Sicuramente Trickland aveva una di queste rarissime copie, perché lo vedete dal titolo, c'è un Amburgo 1673 che non troviamo naturalmente nelle copie camuffate. Il punto è importante perché Fritz Bamberger, nel suo saggio del 61 su una Early Edition Spinoza Tractatus Theologico Politicus, parla di soli due esemplari noti di questa edizione. Uno è conservato oggi alla Biblioteca Nazionale di Parigi e l'altro sarebbe stato di sua proprietà privata, con una nota di possesso che lo porta in... sto vedendo un messaggio di Pina, scusa, una nota in Estonia. Quindi lo studioso ipotizza che anche queste copie con il frontespizio del Tractatus in realtà siano circolate solo all'estero, quindi solo esportate clandestinamente. E invece questa registrazione attesta, e per questo i cataloghi d'asta sono importanti come fondo, perché sono veramente materiali da questo punto di vista, attesta che nel 1706 almeno una copia era invece negli scali di una biblioteca olandese e venduta in una città olandese come Leida. E su questo punto abbiamo un'altra testimonianza importante, che non è un catalogo d'asta, ma appunto bisogna sempre incrociare diverse fonti, ed è la testimonianza che ci offre uno dei più grandi collezionisti tedeschi del tempo, Zacharias Conrad von Uffenbach, che tra il 1709 e il 1711 viaggiò attraverso la Bassa Sassonia, l'Olanda e l'Inghilterra, visitando le maggiori biblioteche pubbliche e private. Pubblicati postumi nel 1753, i tre volumi dei Merkwürdige Reise di Uffenbach sono una vera miniera di notizie, una delle quali riguarda anche il Tractatus.
nel secondo volume Uffenbach narra del suo incontro con un giurista a Groningen, Gisbert Eding. Tra i vari libri che Eding mostrò ad Uffenbach, tra cui alcune edizioni di Vanini, vi è un volume dal quale Uffenbach, grande bibliofilo, è colpito in modo profondo, ed è un volume in ottavo introdotto dal titolo Francisci de Enriques de Villacorta, opera chirurgica. Chiaramente è l'edizione del 1673 camuffata dal frontespizio innocuo, anch'essa vittima di sequestro o di esportazione clandestina verso l'Inghilterra, così almeno tutta la letteratura ci dice, e che invece nel 1710 era ancora presente negli scaffali di una biblioteca olandese. Nel 1721 la biblioteca di Eding fu a sua volta venduta all'asta Leida, ma nel catalogo di vendita non abbiamo trovato alcuna menzione di questo volume in ottavo, come del resto non abbiamo trovato menzione dei dialoghi di Vanini che Uffenbach dice di aver visto da Eding. E anche su questo rimane il problema aperto, cioè Eding potrebbe avere venduto i due libri ancora in vita, naturalmente, oppure il libraio stesso potrebbe aver deciso di venderli in maniera più discreta. Ho anche pensato che Uffenbach fosse riuscito a convincerlo nel 1710 a dargli a lui questi due libri, però non vi è traccia nel catalogo dell'Uffenbachiana e quindi questo non funziona. Quindi di catalogo in catalogo ci sembra che la circolazione olandese del Tractatus sia stata molto più intensa di quanto non dichiari Israel in tanti suoi saggi. E, diciamo che funziona questa assenza di cui parla, le difficoltà di circolazione nel primo decennio dalla stampa del catalogo. Poi troviamo il catalogo, il Tractatus presente in un numero sempre più alto di vendita all'asta. E non rispondo subito alla possibile obiezione che si tratti sempre di circolazione delle stesse copie. E questo è smentito da un esame dei cataloghi, per esempio, di aste tenutesi nel 1715. Ad esempio, nel 1715, nell'arco di 6 mesi, tra maggio e ottobre, si svolsero almeno quattro aste in diverse città, dall'Aia a Leida, ad Amsterdam, c'è cioè l'asta di Gibson, di Sarras, di Perizonius a Leida, di un libraio Frans Platt ad Amsterdam. I cataloghi di queste quattro aste, tutte riportano l'edizione del 1670. Naturalmente io non ho fatto alcun censimento di questi cataloghi, quindi si tratta di notizie che possono essere limitate. Sono certa che se si facesse un censimento dei cataloghi olandesi in questo senso, il numero di esemplari del Tractatus che hanno effettivamente circolato sarà anche ancora più alte. Questo potrebbe anche, diciamo, poi spiegare o risolvere quel puzzle bibliografico rilevato da Israel a cui ho fatto riferimento all'inizio. Dalle aste olandesi risulta anche un'altra caratteristica che mi sembra interessante, cioè la presenza del Tractatus non è solo in biblioteche di filosofi o di teologi, ma è molto diffusa tra le professioni. Cioè noi troviamo il Tractatus nelle biblioteche di vendita di un professore di lingua caldaica, lo troviamo in una biblioteca di un giurista, lo troviamo nella biblioteca di un grande studioso di antiquaria come fu Perizonius, che insegnava lingua greca a Leida. Huygens è un uomo politico e si diletta di poesia. Heinsius è un editore di testi classici e non mancano tra i possessori del Tractatus fino al 1730 anche medici, botanici e chimici. E questo è un tratto
che mi sembra caratteristico della circolazione olandese del Tractatus e che ad esempio lo differenzia dalla circolazione invece che tedesca, cioè in area tedesca è l'altra zona in cui il Tractatus insieme all'Inghilterra ha circolato molto. In Germania, almeno da quello che ho potuto esaminare finora, l'opera di Spinoza è invece rintracciabile principalmente in biblioteche di teologi e specialmente di teologi che si sono occupati di letteratura teistica. Cioè, questa è una caratteristica molto, molto frequente. E, ho per esempio esaminato i grandi studiosi di letteratura teistica tedeschi, diciamo tra il 1670-73 fino naturalmente a Riemann, agli storiateismi, fino a Ciprian, eccetera. E, quasi sempre il Tractatus è presente nelle loro biblioteche, ma non solo. In queste biblioteche è quasi sempre presente proprio una sezione molto nutrita di scritta teistica. Proprio a dimostrare che in qualche modo nella loro biblioteca era una biblioteca professionale, erano i testi su cui lavoravano, da cui hanno attinto per le abbondanti citazioni nelle loro opere. Un primo esempio è per esempio la biblioteca del teologo luterano Lassenius, Johann Lassenius, che nel 1673 aveva dato alle stampe ad Amburgo uno dei primi e più consistenti trattati di confutazione dell'ateismo, che è il Besikte a Tejsterei. Lassenius si era proprio trasferita a Copenaghen e a Copenaghen fu venduta all'asta la sua biblioteca. Appunto, troviamo nella biblioteca di Lassenius questa sezione degli scritti ateistici tra i libri filosofici collocati in questo caso, in cui troviamo Machiavelli, Vanini, Hobbes e naturalmente Spinoza, che è presente sia con gli Opera Postuma che con il Tractatus. Dunque la stessa sezione, questa volta però introdotta dalla dicitura Libri Proibiti, lo troviamo nella biblioteca di un altro teologo che è Thomas Hittig. L'asta di Hittig si svolse invece a Lipsia nel 1709 e e forse sicuramente più celebre, è invece la sezione degli scritti ateistici nella biblioteca di un notissimo esponente dell'ortodossia luterana, quale fu Johann Friedrich Mayer. Johann Friedrich Mayer, predicatore ad Amburgo, e acerrimo nemico dei pietisti, con cui in non poche occasioni venne anche alle mani nella sua chiesa di San Michele ad Amburgo. E nel 1701 fu nominato soprintendente della Pomerania e a lui si deve l'organizzazione dell'Università di Greifswald. Mayer morì nel 1712 e l'asta della sua biblioteca si svolse a Berlino. Curata dal figlio Friedrich, che era anche un corrispondente leibniziano come il padre, e fu un notevolissimo evento, soprattutto tra i teologi che, appunto, le testimonianze prese in vari epistolari ci dicono arrivarono da tutte le città tedesche. E soprattutto attirati dalla sezione degli scritti ateistici, è noto alla vicenda del Trattato dei Tre Impostori, di cui Mayer aveva un manoscritto. E, anche in questo caso troviamo Spinoza, ma troviamo Vanini, troviamo Campanella, troviamo Giordano Bruno, è una sezione veramente ricchissima, e anche in questo caso, diciamo, sono i ferri del mestiere in qualche modo di Mayer, che dedicò molte delle sue lezioni universitarie all'ateismo e alcune dedicate proprio a Spinoza. E furono molte anche le disquisizioni discusse sotto la sua presidenza,
sull'argomento, incluso il Tractatus di Spinoza, che Mayer definisce libro empio e blasfemo, naturalmente. E Mayer aveva l'abitudine di tenere le sue lezioni non in aula universitaria, ma in biblioteca, nella sua biblioteca privata. Quindi questo può far supporre che poi mostrasse agli allievi i libri stessi. Dunque, questo è invece il catalogo, scusate, della biblioteca di Ernst Salomon Ciprian, altro studioso di ateismo, noto come autore di quella Vita Campanella nel 1705, e Ciprian da Helmstedt poi transita a Gotha, diventa sovrintendente di Gotha, in polemica fortissima con il mondo dei pietisti, con Arnold in particolare. Anche nella sua biblioteca troviamo una nutrita sezione di, appunto, vedete qui, di scritti antiscritturari e atei, e anche qui troviamo il Tractatus di Spinoza, senza alcuna indicazione però della data di stampa. E anche in questo caso, appunto, è un esempio di quella che io definisco una biblioteca professionale, in qualche modo, e che fa un po' la differenza con quello che ho detto prima a proposito invece delle biblioteche olandesi. Qui questo è il catalogo di vendita della biblioteca di Uffenbach, Zacharias Conrad Uffenbach, che abbiamo già nominato a proposito dell'incontro a Groninga con il giurista Edinger e con il volumetto camuffato del Tractatus. Scusate un attimo, mi sono persa tra le immagini. Dunque, la biblioteca di Uffenbach è importante, molto importante per un aspetto, in qualche modo ha un legame con la biblioteca maieriana, la biblioteca di Mayer, di cui abbiamo detto qualcosa prima. Sulla vendita berlinese della biblioteca di Mayer, noi abbiamo una fonte straordinaria, che è l'epistolario leibniziano. Leibniz stesso compra la biblioteca di Mayer, non compra dagli scripti ateisti, questa sezione, anzi in alcune lettere Leibniz sostiene che questa sezione suscita una curiosità eccessiva, suscita una sorta di febbre tra i teologi, i collezionisti, al di là, diciamo, dell'interesse degli scritti che vengono poi proposti. E qui Leibniz parla proprio della curiosità, la curiosità intesa in senso negativo, che quindi si rivolge a un libro non tanto per il suo contenuto, ma solo perché è un libro curioso, appunto, che è testimonianza di proibizioni, di confische, di roghi. Qui siamo all'inizio, nel 1715-20, è anche l'inizio del collezionismo di Giordano Bruno, che parte un po' da simili motivazioni. Il catalogo di Uffenbach, che vedete qui, è del 1729 ed è un catalogo che rappresenta una novità. È il catalogo veramente di un Uffenbach può essere definito il primo bibliofilo in senso moderno. Tra l'altro, la sua biblioteca, questo è evento anche questo raro, fu venduta in vita da Uffenbach. Uffenbach era affetto da quello che in alcune sue lettere definisce una follia, cioè il comprare libri. È anche uno dei primi che si esprime in questo modo, per cui si trova negli anni 20, ma anche forse qualche anno prima, ridotto praticamente sul lastrico, perché ha investito tutto nell'acquisto di libri e decide di vendere la sua biblioteca, però è la sua creatura. E il suo matrimonio era andato anche, diciamo, all'aria proprio per questa sua mania di comprare libri e non comprare vestiti alla moglie, come scrive sempre in una lettera. Quindi cerca di venderla in blocco. Cerca di venderla al re di Francia, all'imperatore, cerca di venderla al re di Gran Bretagna. Tutti i tentativi però vanno a vuoto,
quindi si rassegna a vendere la sua biblioteca all'asta. E la prima asta fu nel 1729, perché l'Uffenbachiana è così vasta che occorreranno mesi per venderla, anzi anni, l'ultimo catalogo del 1735. La Biblioteca Uffenbachiana è preceduta al primo volume da una lunga prefazione a firma dello stesso Uffenbach, che meglio di ogni altro poteva presentare la sua biblioteca. E qui troviamo una novità, cioè Uffenbach offre la sua biblioteca come esempio di rarità. Appunto, è uno dei primi casi in cui si offre il libro perché è raro, non a prescindere un po' dal suo contenuto, ma la rarità dell'edizione. E soprattutto Uffenbach invita a considerare questa sezione che lui ha, questo appendix in cui ci sono anche qui gli scritti ateistica, scritta ateistica, e appunto che viene definita, questa sempre dalla prefazione, una singolare, non comune, d'amplissima collezio librorum vulgo prohibitorum suspecte fide. Tutti i libri rarissimi, continua Uffenbach, in ottimo stato di conservazione, con legature di pregio. E tra queste trovate anche il catalogo di Spinoza in questa pagina che vi ho messo a fianco, qui al numero 40, infine, e appunto Uffenbach possedeva l'edizione inglese, cosiddetta inglese, del 74, che aveva probabilmente comprato durante il suo soggiorno londinese. Teologi come Cyprian o Meyer non avrebbero mai offerto un libro, diciamo, ateistico dicendo che era una rarità bibliografica. Questo è quello che secondo me segna la differenza. È una differenza che però ormai è la nascita della bibliofilia in senso ufficiale, e nel 1732, quindi a poca distanza dalla prima vendita di Uffenbach, appare in Germania quella che è la prima bibliografia dedicata ai libri rari, che è il Catalogus Historico-Criticum Librorum Rariorum di Johann Voigt. È una pubblicazione che ha un grandissimo successo, è pubblicata la prima edizione nel 1932, e nel 1700 ne seguirono 4 o 5, mi sembra altre 5 edizioni. Naturalmente Spinoza è all'interno di questo catalogo di libri rari. Di edizione in edizione si aggiungono anche delle notizie sulle tormentate vicende editoriali, per esempio del Tractatus. Cominciano a esserci delle notizie che invitano a distinguere il 1670 come possibili varianti, non proprio come sappiamo adesso, proprio edizioni stampate in altri anni, ma si cominciano a segnalare delle varianti tipografiche tra un'edizione e l'altra. E il catalogo di Voigt è una vera e propria guida del collezionista, cioè lo assicura sull'effettiva rarità di un libro e quindi anche sul valore economico. E qui abbiamo un punto di rottura, se posso dire, su quello che era stato la ricerca delle opere spinoziane, perché qui Spinoza entra nelle biblioteche di lusso, cioè entra nelle biblioteche dei grandi collezionisti inglesi, tedeschi, soprattutto francesi, che cercano il libro raro con la bella legatura. Penso, ad esempio, Spinoza è presente nella biblioteca del Duca di Lavalliere, quella di McCarthy, biblioteche che insomma, sorprende questa presenza, però è data proprio dall'inserimento di questo catalogo di libri rari. E anche i cataloghi di vendita cominciano a essere costellati di espressioni quali, ad esempio, liber, rarus et infrequens, teste foctio. Liber eximia raritaris teste foctio, cioè Voigt diventa una garanzia. E abbiamo appunto delle biblioteche alla fine del Settecento che costruiscono insieme una sezione di rarità in cui troviamo gli incunaboli, gli autografi,
le opere dei cosiddetti atei, cioè appunto il concetto di rarità che sembra prevalere. Questo è un esempio piuttosto interessante. Questo è il catalogo di un libraio parigino, Guillaume Luc Bailly, che fu attivo, diciamo, a Parigi negli ultimi decenni del Settecento fino all'inizio dell'Ottocento. Bailly è un libraio specializzato in letteratura clandestina e letteratura eterodossa. Aveva una clientela, proprio un segmento di clientela particolare a Parigi, e la novità del suo catalogo è che tutte queste opere sono offerte in legature di pregio. Vedete, questo è la riguarda Spinoza. Bagli, questo è il catalogo edito tra il 1775 e il 1777, offre un set, sono venduti insieme una copia del catalogo. Una copia, scusate, del Tractatus del 70 e gli Opera del 77, due volumi in quarto in marocchino rosso. In questo caso siamo stati molto fortunati perché siamo riusciti a localizzare effettivamente gli esemplari posti in vendita da Bailly. Sono questi due, uno appunto gli Opera, l'altro il Tractatus in legatura in marocchino rosso uniforme, che è stata realizzata da uno dei più grandi legatori attivi a Parigi, perché Bailly non è che li faceva proprio confezionare per i propri cataloghi con legature così eleganti. Questi due volumi sono stati venduti nel 2018 da Sotheby's a Parigi e facevano parte della biblioteca privata di Pierre Bergé, che è stato un grandissimo e raffinatissimo collezionista. Scomparso pochi anni fa. Ecco, questo dà l'idea di come è cambiato il collezionismo in questa epoca, fine Settecento di Spinoza. Spinoza, appunto, ateo, opere dannate, diaboliche, tutto quello che abbiamo sentito appunto dai teologi e anche in vari editti di proibizione, viene offerto però come oggetto prezioso, come un oggetto elegante in questo involucro in marocchino. Transitando velocemente, appunto, mentre nel Settecento, appunto, troviamo questo grande gusto per la letteratura proibita, che diventa appunto un oggetto di per sé desiderabile, al di là del contenuto, come vi dicevo prima, ma solo per la vicenda che vi è intorno. Nell'Ottocento il nome di Spinoza continua a ricorrere nei cataloghi, e questo è un esempio, per esempio, di una circolazione vasta, perché questo è il catalogo stampato a San Pietroburgo nel 1868 della biblioteca di Abraham Norov, diplomatico, uomo politico russo che aveva soggiornato però molto in Europa, grande collezionista di Giordano Bruno, naturalmente. In cui compaiono sia gli Opera postuma che il Trattato. Quindi diciamo che Spinoza continua a circolare nei cataloghi ottocenteschi, però c'è anche qui un elemento nuovo. All'inizio del 1810 viene pubblicata quella che poi sarà considerata nell'Ottocento la nuova guida per dei collezionisti e soprattutto del collezionismo del libro raro e di pregio. Ed è il Manuel du Libraire de la Matière des Livres di Jacques Charles Brunet, la prima edizione del 1810. Anche in questo caso ce ne sono continue edizioni per tutto l'Ottocento, via via aumentate. In Brunet e soprattutto nell'edizione del 1820 si parla anche del Tractatus di Spinoza e si dà anche qui qualche notizia in più rispetto alle vicende editoriali. Si segnalano ad esempio per la prima volta queste edizioni del 73 con il frontespizio camuffato. Però è interessante notare quello che scrive Brunet, cioè Brunet dice che ormai Spinoza ha delle quotazioni molto basse, cioè Spinoza, e presenta qui gli Opera
postuma e il Tractatus, dice, due volumi che erano cari, cito e traduco da Brunet, erano in passato cari e molto ricercati, ma ora sono rientrati nella classe dei libri ordinari, per cui si possono trovare sul mercato a delle cifre molto basse, a 5-6 franchi, che effettivamente è molto poco. Io ho trovato un'asta di una libreria, di biblioteca francese, l'asta di Jean-François de Seynecourt, venduta a Parigi nel 1766, in cui, sempre venduti insieme perché spesso il Tractatus e gli opera postuma venivano venduti insieme e acquistati da un medesimo acquirente, sono venduti per 33 franchi. Invece nel 1820 Spinoza perde valore. I motivi possono essere vari, diciamo che io ne vedo due principali. Primo, ci sono molte copie a disposizione, non è un libro poi così raro, come vediamo adesso da quanti esemplari del Tractatus sono presenti in biblioteche. Seconda cosa, effettivamente non è più ricercato come una volta, cioè nel corso dell'Ottocento viene meno questa passione per la letteratura clandestina, per tanti motivi che possiamo facilmente immaginare. Quindi Spinoza diventa un libro ordinario, un libro che costa poco, quindi il grande collezionista non fa un buon investimento se compra poi, perché il mercato è anche questo, se compra Spinoza. E questo potrebbe spiegare perché proprio alla fine dell'Ottocento si cominciano a diffondere queste cosiddette biblioteche spinozane, cioè queste cominciano a nascere le biblioteche degli studiosi di Spinoza. Il primo catalogo, questo è il catalogo del 1893, proposto dal libraio di Lipsia, Max Weg. Max Weg era un libraio antiquario specializzato in filosofia. Sempre nel 1893 cura un catalogo monografico su Kant, che viene comprato in blocco, adesso non mi ricordo più da quale biblioteca, scusate, e propone anche un catalogo di Spinoza, in cui ci sono le quattro edizioni del 70 che vengono considerate ancora come varianti, insomma, qui il discorso è complesso. Appunto, questa è una biblioteca che il libraio dice essere stata raccolta da uno studioso, da un appassionato nel corso di 50 anni e quindi complice secondo me anche il fatto che le prime edizioni di Spinoza avevano un prezzo ormai accessibile, diciamo. Questo è nel 1911 segue un altro catalogo importante, il catalogo dell'antiquario di Francoforte, Joseph Baer. E anche questo dedicato tutto a Spinoza è importante perché contiene la biblioteca di Jacob Freudenthal. Freudenthal, inutile dire chi è, possedeva le quattro edizioni, diciamo, del 1670. Quindi diciamo che quattro edizioni del 1670 ormai sono accessibili al mondo accademico, sempre come valore di mercato, adesso intendo. E la biblioteca Baer, che comprende la biblioteca di Freudenthal, anche in questo caso è offerta in blocco, non frazionabile, per la somma di 1.500 marchi. L'ultimo caso è molto recente, del 1950, quando la libreria antiquaria di Menno Herzberger, ad Amsterdam, un libraio specializzato su Spinoza, che aveva anche proposto dei cataloghi spinoziani in precedenza, offre una collezione molto importante, che è quella raccolta dal professore dall'University of London, Abraham Wolfe, e che adesso è conservata, appunto, acquistata in blocco e a Los Angeles, all'University of California di Los Angeles, venduta in blocco, offerta in blocco per 36.000 fiorini olandesi, che al tempo erano circa, come dice il libraio, 9.500 dollari.
ci stiamo avvicinando al Novecento, quindi mi sento più coerente con la cronologia del ciclo di seminari, in cui Spinoza sembra essere diventata, appunto, come è stato per tutto l'Ottocento, un libro ordinario, appunto declassato da Brunet alla classe dei libri ordinari. Però il mondo del mercato librario è un mondo molto strano e basta niente perché un autore ritorni in auge. Questo succede anche a Spinoza. E abbiamo una data precisa, che è quella del 67, cioè la pubblicazione di questo catalogo, Printing of the Mind of the Man. Questo è il catalogo relativo a una mostra che si tenne nel 1963 a Londra in occasione della Fiera Internazionale della Stampa e delle Arti Grafiche, cioè la fiera più importante al mondo del settore, in cui allora era ancora British Museum, decise di organizzare una grande mostra con libri che potessero mostrare l'impatto dell'invenzione della stampa, dell'introduzione della tipografia sullo sviluppo del pensiero occidentale. La mostra ebbe un successo di pubblico senza precedenti, tant'è vero che qualche anno dopo si decise di pubblicarne il catalogo che vedete qui in questa foto, redatto da specialisti come Nicholas Barker, Howard Nixon, tutti i curatori del British Museum o British Library, che dirsi voglia. Il catalogo del 67, che vedete qui, Printing of the Mind of the Man, che di solito si usa PMM come sigla standard, è la bibliografia che muove l'attuale collezionismo. Come appunto abbiamo detto, Focht, il Catalogus Librorum Rarionum per il 700, il Manuel de Brunet per l'800, nel 900 i librai, i collezionisti partono da questo catalogo che contiene in tutto 424 schede che vanno dalla Bibbia Latina stampata da Gutenberg intorno al 1455 al discorso di Winston Churchill del 20 agosto del 40 alla Camera dei Comuni. La prospettiva è molto inglese, naturalmente. E al numero 153 troviamo il Tractatus di Spinoza, che i curatori del catalogo presentano come il manifesto dell'etica della politica, traduco, e il manifesto della libertà di pensiero e di espressione. Nell'entrata relativa a Spinoza vi è un profilo biografico molto breve, segue la descrizione del Tractatus, si dà riferimento naturalmente al saggio di Bamberger sulle prime edizioni, perché naturalmente è un repertorio che si rivolge ai collezionisti, cioè di Spinoza si deve collezionare la prima edizione, quella vera, quella del 1670, per cui è importante distinguerla dalle altre, a secondo quegli errata. Insomma, adesso non entro in queste finezze dei bibliografi. La pubblicazione di questo catalogo effettivamente è stata una svolta, diciamo, per il collezionismo di Spinoza. Ci sono dei collezionisti, bisogna pensare, specialmente americani, che costruiscono la loro collezione con il PMM, con questo catalogo, un po' come una raccolta di figurine: ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, bisogna possederli tutti. E quindi Spinoza ha raggiunto di nuovo delle quotazioni molto alte, e viene proposto da Christie's, da Sotheby's, da Bonhams, cioè dalle grandi case d'aste. Questa è una pagina dal database americano Rare Book Hub che registra i passaggi in asta dei libri con appunto le date dell'asta, la quotazione è raggiunta. Questa è una schermata relativa, ce ne sono altre due, dal 1967 a oggi. E sono passate sul mercato 27 copie del Tractatus, e
con quotazioni naturalmente diverse, che dipende dalla biblioteca di provenienza, eventuali note dell'esemplare. Può essere interessante notare che mentre abbiamo visto nel Settecento c'era il gusto per la legatura elegante, la legatura in marocchino, ora Spinoza deve essere nella legatura più possibile coeva, più possibile all'anno di stampa, quindi in pergamena floscia olandese molto, che abbiamo visto tante volte tutti noi nelle biblioteche. E se volete vedere come un antiquario di adesso, e qui siamo proprio nell'attualità, quindi poi dopo mi avvio rapidamente alle conclusioni, c'è un video su YouTube che è caricato dalla più importante libreria antiquaria specializzata in economia, politica, filosofia, che è Peter Harrington di Londra. C'è un breve video, dura 3 minuti, sul Tractatus, per chi è interessato posso dare anche il link, in cui si presenta la prima edizione del Tractatus, si fa vedere il misprint di pagina 104 che è diventato 304, la legatura è naturalmente coeva, e la libreria Harrington ha sempre un Tractatus nel suo stock. Questo è un ulteriore dimostrazione che effettivamente il Tractatus non è un libro raro da questo punto di vista, però appunto viene venduto e ricercato adesso come il manifesto del libero pensiero. Con questo concludo questa rassegna che sicuramente è stata molto frammentaria e anche, diciamo, veramente frutto di scelte individuali, se così posso dire. E concludendo, vorrei far notare appunto che il Tractatus ha circolato molto più di quanto non si sia pensato, più di quanto non ritenesse Israele, ad esempio, proprio in area olandese. E cominciano ad emergere anche degli esemplari di edizioni che si ritenevano destinati unicamente all'esportazione, all'esportazione clandestina, invece sono rimasti in qualche modo anche in biblioteche raccolte in Olanda. Molte le questioni che rimangono però aperte, su cui possiamo discutere, oppure appunto possono essere approfondite in futuro e su cui mi piacerebbe avere la vostra opinione. Per me è un punto interrogativo questa presenza dei libri proibiti nei cataloghi olandesi, cioè fu veramente solo un espediente commerciale come ad esempio ritiene Andrew Pettigrew in un volume del 2019, una pratica seguita solo da alcuni librai, oppure il riflesso di un'imposizione magari dell'autorità, anche se non sistematica e del tutto temporanea, anche cronologicamente. Altra questione, appunto, a cui ho accennato, sono i casi in cui il Tractatus appare negli esemplari dei cataloghi cum prezis invenduto. In tempi in cui veramente mi sembra difficile che potesse andare in venduta un'opera del genere. Anche qui sono stati ritirati, c'è stata una vendita separata, sono stati sequestrati. Anche qui sarebbe necessario incrociare per le aste, e sono aste di solito importanti, altro materiale, materiale d'archivio, ma soprattutto corrispondenze. Penso non solo alle corrispondenze tra eruditi, ma alle corrispondenze degli agenti di duchi, di principi che venivano mandati e che spesso ci svelano delle retroscene. Ad esempio, un sequestro di solito viene notato nella corrispondenza. Altro elemento che ci sembra importante, questo era venuto fuori quando ho accennato a questa circolazione dei primi anni in Inghilterra. Cioè, i cataloghi d'asta, quando sono di possessori legati, possessori in qualche modo in una rete professionale, in una rete confessionale, anche lì possiamo costruire, secondo me, delle cose interessanti, cioè parlare anche di trasmissioni di esemplari all'interno di un determinato ambiente, di una certa cerchia.
Questo sempre, diciamo, a confermare l'interesse poi di questa fonte che sono i cataloghi d'asta. E un'ultima considerazione, e anche un'ultima immagine, la vorrei fare su un argomento di cui non ho trattato. Negli antichi cataloghi d'asta, ma come a volte succede anche adesso, ci sono i casi di è interessante sempre esaminare quanto spesso il Tractatus veniva acquistato insieme agli Opera Postuma, ci si faceva in qualche modo una biblioteca spinoziana. E gli altri casi molto interessanti da esaminare riguardano i cataloghi in cui il Tractatus è all'interno di volumi miscellanei, cioè il Tractatus legato con altre edizioni. E quali sono queste altre edizioni? Questo è un punto interessante. Questi sono ca due cataloghi olandesi, uno fine del 600, un altro invece del 1730, in cui troviamo che il Tractatus è legato con altro. E spesso il Tractatus è legato con opere di Spinoza stessi, ad esempio con gli Opera, oppure... Altre volte, e questo è più frequente, è legato con confutazioni del trattato stesso. E anche questo mi sembra un elemento interessante, quasi come dire ce l'ho, però ho anche queste, le ho legate insieme. Questo ricorda casi simili per sfuggire alla censura romana. E proprio per parlare di censura, ho trovato dei casi molto interessanti. Per esempio nella vendita della biblioteca Carzoviana nel 1700 a Lipsia, in cui il Tractatus è in qualche modo occultato. Cioè tutti noi che abbiamo frequentato biblioteche tedesche abbiamo idea di quei volumoni di 1000 pagine che racchiudono tante, tante opere, tante disquisizioni. Ecco, io ho trovato in due casi già il Tractatus in uno di questi grossi volumi miscellanei che si aprono con delle opere mediche, seguono delle dissertazioni giuridiche. In un caso io ho, per esempio della Carzoviana, ho una serie di innocue disquisizioni giuridiche, mediche, che però fanno almeno 300-400 pagine e come niente in mezzo ho trovato Herbert de Cerbury e Spinoza. Cioè, in qualche modo, secondo me, un tentativo da parte dei possessori di occultare il possesso di quest'opera, confezionandolo in un volume miscellaneo di grossa mole, in cui prima di arrivare a Spinoza bisognava in qualche modo sfogliare 600 pagine. Ecco, sono esempi che mi fanno pensare al camouflage del frontespizio fittizio dell'edizione del Tractatus del 1673, però anche questo è una ricerca del tutto in corso e con questo io concluderei e sperando di discutere di alcuni aspetti in questa sede o in futuro. Grazie mille. Beh, direi veramente grazie a te, per questa, direi, documentatissima e appassionante ricostruzione di vicende che sono veramente assai significative, non soltanto per la storia dei libri, dell'editoria riguardante Spinoza, ma anche per la diffusione, per la reale conoscenza del pensiero di Spinoza. Cioè, noi spesso riteniamo che il pensiero, ecco, di un autore sia del tutto scisso dalla circolazione delle opere, ma tu invece ci hai efficacemente mostrato come la storia della ricezione, in questo caso la filosofia di Spinoza, ma come anche di ogni altro autore, sia veramente strettamente connessa anche alla circolazione, all'interesse, ecco, testimoniato dai cataloghi d'asta e dalle vendite e dalla diffusione tra i collezionisti. Tra l'altro, devo dire, noi tutti che studiamo Spinoza abbiamo sempre pensato che almeno sino alla prima metà del Settecento Spinoza fosse conosciuto soltanto attraverso la voce Spinoza redatta da Pierre Bayle per il suo Dictionnaire historique et critique.
Invece mi sembra che tu oggi abbia approfondito, insomma, in qualche modo ci abbia condotto proprio a rivedere anche questa nostra convinzione. Tra l'altro mi veniva in mente che tu hai, Margherita Palumbo, grazie veramente, hai approfondito in particolare l'ambito, no, forse protestante e anglicano. Ecco, sarebbe anche interessante sapere cosa succede nei paesi cattolici, no, in cui le opere spinoziane sono inserite, come hai detto, nell'indice dei libri proibiti, in cui vigeva la scomunica per chi leggesse o anche solo possedesse le opere di autori proibiti. Ecco, allora a questo proposito, mi viene in mente che, allora, anzitutto a proposito, scusami, ho molte veramente, poi se, seguiremo l'ordine delle domande, ma intanto vorrei già sottoporti alcune piccole questioni. Ecco, anzitutto cosa succede? Ci sono vendite, c'è un interesse analogo anche nei paesi cattolici? E poi sono colpita dal fatto che in molti inventari che tu hai mostrato sono messe nell'elenco dei libri proibiti e ci sono anche i principi di filosofia cartesiani di Spinoza, no? Che invece appunto tutto sommato potrebbero anche non rappresentare un'opera proibita. Ma d'altra parte l'attrazione, capisco anche l'attrazione per le opere proibite, perché tutti noi vorremmo in effetti avere tutte quelle opere citate che tu ci hai mostrato, Toland, Socino, Barnett, Kuffler, Herbert, eccetera. Tra l'altro mi veniva in mente che proprio a Firenze, nella Biblioteca Riccardiana, io ho trovato a suo tempo una copia in marocchino rosso, dunque settecentesca se ho capito bene, cioè senz'altro settecentesca, una bellissima, forse anche più bella, anzi senz'altro più bella di quelle che tu ci hai mostrato, bellissima copia del Trattato Teologico Politico, tra l'altro anche con delle annotazioni manoscritte interfoliate. Comunque, ecco, grazie e se non so se ci sono eventualmente altre domande. Ah sì, vedo che già qualcuno si è prenotato. Non so se puoi dirci qualcosa su quello che succede in ambito cattolico. Grazie. Allora, mi sentite? Ho riattivato il microfono, mi sembra, no? Sì. Allora, in ambito cattolico, che volutamente, diciamo, non ho trattato perché c'è una circolazione veramente molto stentata, chiaramente, di Spinoza, data la messa all'indice nel 1679. Oltretutto, le aste, faticano moltissimo a decollare, in Italia, per esempio. Ma la stessa considerazione possiamo fare per la Spagna, cioè le prime aste italiane sono settecentesche, sono tarde, appunto, mentre il 600, nel 600 in Olanda ce ne sono 4.000 e in Italia le biblioteche si vendono, ma si vendono in altro modo e non si vendono all'asta, perché l'asta è comunque uno strumento piuttosto insidioso per un censore, cioè il controllo sull'asta è complesso. È complesso proprio perché si può vendere anche in altro modo, si può vendere appunto come quella, l'incisione da cui sono partita. Tra un libro e l'altro si potrebbe infilare appunto l'altro. Quindi io non ho, volutamente non ho affrontato il problema della circolazione poi nei paesi cattolici, la circolazione in Italia, dove comunque il trattato, se stiamo all'elenco che ci restituisce SBN, è nutrito. Il Tractatus è presente in Italia, ci sono almeno 30 copie del Tractatus. Se vi volete anche lì divertire un po', la scheda di SBN è fantastica perché in realtà sembra che in Italia ci siano 30 copie dell'edizione più rara in assoluta, cioè l'edizione del 72 con il frontespizio retrodatato al 70, probabilmente in seguito alla morte di Johan van Witt per prudenza. La prima biblioteca che ha catalogato a quella, presumo fosse la Biblioteca Angelica, altro particolare interessante vista i fondi della Biblioteca Angelica.
E tutte le altre biblioteche si sono, diciamo, attaccate a questa notizia. La Nazionale di Roma, per esempio, che ha una copia, perché il controllo deve essere fatto sulle copie in mano, ho solo quattro digitalizzazioni a disposizione, invece la Nazionale di Roma, poveretti, hanno effettivamente la prima copia vera, diciamo. Questo così era una curiosità, insomma, di quanto però sia insidioso. Spinoza con questo trattato del 70 e anche i bibliotecari spesso cadono in grossi equivoci. Sì, interessante questo appunto, questo è tipico gusto settecentesco, il libro deve avere una bella confezione, mentre adesso appunto il gusto è più la legatura invece è originaria e sa del tempo, più aumenta il valore. Insomma, quindi sono prospettive proprio diverse. Grazie. E dunque ora passerei la parola a Giovanni Licata, che ha organizzato, come sapete, con me questo ciclo di lezioni e una domanda da Giovanni. Sì, grazie. Io volevo innanzitutto ringraziare la dottoressa Palumbo veramente per la bellissima presentazione, ho imparato veramente tante cose, anche perché in passato, così en passant, mi ero così occupato di alcune cose marginali relativamente alla prima circolazione delle opere di Spinoza. Allora, avrei prima di tutto una domanda, cioè, lei dove ha visionato questi cataloghi? Cioè, è stata aiutata da database che sono, non so, che sono ignoti, ecco, a me, o comunque o è andata a cercarli a uno a uno, ecco, prima, visto che sono così tanti, diceva 4.000 solo in Olanda nel 600. Poi la seconda, diciamo, più che domanda è un'osservazione. Cioè, secondo me il passo successivo alla ricognizione degli esemplari è quello di andare a ispezionarli a uno a uno per vedere se ci sono delle annotazioni marginali, delle note di possesso, perché ancora è vero che in passato è stato fatto, Banca Pina ce lo ricordava, no? Le sue ricerche, ecco, alla Riccardiana, però io credo e temo che da un lato la ricerca si sia arenata e sono convinto che se si ispezionassero quanto più esemplari possibili potrebbero piacevoli sorprese, però questo magari anche Pina può dirci anche qualcosa su questo fatto. So che, perché ho avuto uno scambio epistolare, cioè di email, con uno studioso olandese, cioè Jeroen van de Ven, che è in corso di stampa un nuovo catalogo, una nuova biografia di Spinoza. Dove questo bibliografo mi ha assicurato di aver ispezionato tutti gli esemplari olandesi presenti nelle biblioteche olandesi del TTP, cosa che però ovviamente andrebbe, come dicevo, estesa. E lui non mi ha detto di non avere trovato nulla di particolarmente interessante per quanto. Però ribadisco, secondo me il prossimo passo è estendere, visto anche gli strumenti che abbiamo, no? Come diceva, ricordava la dottoressa, sono facilmente ormai trovabili online attraverso i cataloghi delle opere, quindi credo sia una nuova frontiera di ricerca che è fatta. Vi ringrazio. Allora, grazie della domanda. Riguardo alla reperibilità del catalogo, allora, molti li avevo visti, diciamo, negli anni precedenti, nel corso di mie ricerche, soprattutto dedicate all'ateismo, alla circolazione dell'ateismo di Campanella, la circolazione della filosofia nuova di Patrizi, e naturalmente le ricerche sulla biblioteca leibniziana. Leibniz aveva tantissimi cataloghi d'asta, perché adesso noi pensiamo alle bibliografie. Una volta le bibliografie erano i cataloghi d'asta, e il fatto che noi vediamo i prezzi annotati non è solo così, era poter dire nell'asta Perizonius del 1715 il Tractatus è stato venduto a tanto, quindi io comunque
ho questa quotazione, un po' come il database americano di adesso che ci porta ad orientare. E, naturalmente in questo periodo poi di chiusura, ahimè, delle biblioteche mi sono rivolta al web. Per fortuna tanti cataloghi sono digitalizzati e segnalo che per i cataloghi olandesi, questo la può interessare, esiste un database che è stato edito da Brill ed è Online Book Sale Catalog, che riunisce tutti i cataloghi olandesi dal 1599. Il problema è che non so se ci sono biblioteche italiane che l'hanno acquistato perché ha un prezzo Brill, quindi ha un prezzo che è al di là delle risorse di un'università italiana. Io l'ho consultato alla biblioteca di Wolfenbüttel, che ha meno problemi da questo punto di vista. Per quanto riguarda i cataloghi inglesi, c'è uno strumento analogo che è EMLO, che sono The Earl Modern, per appunto i primi libri dell'età moderna stampati in Gran Bretagna, e anche questa è una fonte molto, molto importante. E questo già ci aiuta molto, perché altrimenti insomma è una ricerca piuttosto faticosa. Naturalmente sono più che d'accordo con lei sull'importanza delle annotazioni, delle note di possesso. Cioè bisogna poi avere i libri in mano. Io adesso ho mostrato delle fredde immagini. Avere il libro in mano ci permette anche di capire di chi era il libro prima, e anche questo è importantissimo, perché alcuni di questi libri, esempio l'Asta Mayer, alcuni di questi scritti ateistici famosi che adesso poi furono acquistati dal principe Eugenio di Savoia, alcuni sono a Vienna, alcuni altri si sa dove sono. Insomma, anche lì è possibile poi costruire la provenienza degli esemplari, e questo naturalmente è un salto di qualità della ricerca. Cioè le ricerche vanno insieme. Appunto, io poi sono in alcuni casi, appunto, si sono rintracciati gli esemplari, e questo è sempre è fondamentale poi nello studio del libro. Certo. Dunque sì. Grazie mille. Sì. Grazie a lei. Ecco, grazie Margherita Palumbo. Tra l'altro mi viene anche in mente che la stessa congregazione per l'indice dei libri proibiti aveva bisogno di visionare proprio, di avere tra le mani il libro, tanto è vero che nel caso appunto di Spinoza, del Trattato Teologico Politico, così come degli Opera Postuma, noi abbiamo proprio le lettere dei vari partecipanti alla congregazione, che chiedevano ai loro agenti olandesi di procurargli libri di questo ateo, presunto ateo Spinoza, di cui tanto si parlava, proprio per sottoporli insomma a visione e per farli poi proibire. E, scusate, avrei a questo punto una domanda di Hans Michael Hoenegger. Prego, Michi, grazie. Mi sembra che Hoenegger si sia prenotato per una domanda alzando la mano. Non so se anche Giovanni ha intercettato questa richiesta. È qua. No, io sì, grazie Pina. Ma forse c'era qualcuno prima di me. Io ho visto prima che qualcuno alzava la mano, ma No, è qualcuno, è Carlo Turolla, che poi è probabilmente stato un errore, perché poi come dire, ha lasciato la riunione. Prego. No, ti ringrazio Pina e ringrazio soprattutto Margherita, che effettivamente ci si sente, come dice Giovanni Ricato, un po' dentro una pasticceria, si vorrebbe prendere, bloccarlo e chiedere questo, quello, fargli vedere libri, chiedergli perché, per come. No, per esempio, per caso mi è appena arrivato questa mattina un libro che cercavo, ed è carino perché è ancora nel cartone e ci sta, ed è preparato per la rilegatura, perché ancora si vede l'almanacco del Repubblicano, che è servito per rafforzare il risguardo. Insomma, è quello per me effettivamente è quasi più piacevole che un marocchino, ecco, rosso.
Vabbè, ma questo perché ognuno ha le sue perversioni e scopro che anche i secoli cambiano rispetto alle propensioni. Io volevo chiedere a Margherita se, effettivamente a me pare che se uno incrociasse, se uno sapesse incrociare bibliografie e cataloghi d'asta con le cautele necessarie, dico dal punto di vista dello studioso, questo non sarebbe male, anche per i propri scopi particolari, non solamente per descrivere. Quindi voglio dire, la domanda è quali cautele? Io per esempio adesso mi sono visto Max Weg subito su Archive e sono capitato sul titolo Kritik der schönen Vernunft von Einem Neger, che edizione Fetz Marocco 1800. Cioè non ci sarebbe, cioè probabilmente in un testo scientifico questo libro non compare, insomma non si ha veramente la minima idea. Credo che uno dei vantaggi sia stimolare scoperte dissennate, perché che nel 1800 a Fez, in Marocco, si pubblicasse una Kritik der schönen Vernunft von Einem Neger suona tanto di qualcuno che voleva dire qualche cosa senza essere pescata, non lo so. Però voglio dire, questo tipo di libri forse si trovano di più su questi cataloghi d'aste piuttosto che su cataloghi scientifici. Quali sono le cautele che tu hai visto frequentando ricercatori che non sapevano queste cose e che hai detto, guarda, devi stare attento a questo, non fare questo, non ti fidare di questo? Cioè ci sono delle cose scritte o delle attenzioni particolari da avere? Allora, bella domanda. Dunque, intanto anch'io preferisco la pergamena floscia rispetto alla legatura in marocchino, quindi siamo in sintonia su questo. E, vi ho fatto vedere, per esempio, questa schermata di Rare Book Hub, in cui ci sono i passaggi d'asta recenti del trattato di Spinoza, e mi sono dimenticata di dire che se voi aprite record per record, troverete sempre la stessa frase detta da Christie's, detta da Sotheby's, detta da Bassan, detta dal catalogatore che si è occupato della descrizione dell'esemplare, ed è sempre tratta da quel catalogo che vi ho fatto vedere. Ecco, spesso i cataloghi dei librai sono cataloghi furbi, se posso usare questo termine, cioè mettono la frase giusta, hanno sempre molta sensibilità per il segmento di clientela a cui si rivolgono e quindi sanno molto bene quali sono i punti deboli del collezionista o di certi gruppi di collezionisti. Bisogna quindi sempre avere molta cautela, ma soprattutto nelle descrizioni bibliografiche, nelle descrizioni delle edizioni, delle varianti, delle tirature. Ma del resto ho fatto l'esempio del Servizio Bibliotecario Nazionale, in cui cioè nessuna biblioteca sembra avere la prima edizione del 1670, tutte hanno. Quindi bisogna stare un autore come Spinoza è complicatissimo, per cui bisogna avere bibliografia alla mano, andare a pagina 104, andare poi nelle altre edizioni a pagina 273, vedersi chi è errata. Insomma, ci sono delle accortezze, però diciamo che i grandi autori e i grandi libri sono corredati di questi strumenti. Anche quello che, insomma, magari con un po' di ironia ho detto di Christie's o Sotheby's, che si limitano a ripetere però la frase di PMM, però sono rigorosi invece nella descrizione dell'edizione e offrono il trattato del 1670 dopo aver fatto tutti i controlli come the very first edition, cioè la proprio esattamente la prima edizione. Bisogna stare più attenti quando i cataloghi sono di librai minori, perché magari lì prevale, diciamo, la volontà di vendere al miglior prezzo, e qualche volta si finisce per comprare qualcosa che poi non risponde. D'altra parte, ad esempio, i librai piccoli, che magari sono meno attrezzati bibliograficamente,
si può avere fortuna, si può comprare una prima edizione, invece non era presentata come tale, può sfuggire naturalmente un dettaglio. Però diciamo che adesso la bibliografia offre degli strumenti adeguati, e la bibliografia spinoziana, ma anche se si va su spinozaweb.org, cioè c'è tutto per distinguere un'edizione dall'altra, ed eventualmente anche ci sono dei casi in cui ci sono anche delle tirature. È un po' complicato, però diciamo che ci sono tutte le informazioni. Però ecco, bisogna sempre essere molto prudenti sul mercato libraio. Poi i librai sono, naturalmente, non c'è nulla di male, però devono vendere un libro. Quindi a volte ce ne sono di disinvolti, diciamo. Ecco, grazie. In effetti oggi questi strumenti anche digitali sono veramente straordinari, no? Se pensiamo a quando abbiamo avviato appunto queste ricerche, io ho tuttora, non so, delle schede che ho compilato manualmente, no? Di ogni copia rintracciata, non so, così nel mondo, insomma, in Germania, copie conservate nelle biblioteche. Oggi effettivamente con questi accessi abbiamo un accesso immediato almeno alle informazioni, insomma, generali. Tra l'altro, scusate, ma vorrei sottolineare come oggi Margherita Palumbo ci abbia veramente dato dei dati assolutamente originali, mai sperimentati, mai, ecco, questi cataloghi di vendita e tutta il sistema, insomma, degli inventari di cui veramente ci ha parlato, veramente vorrei sottolineare. È un dato assolutamente inedito, di cui non avevamo alcuna cognizione, insomma. E, ecco, non so se ci sono altre domande. Abbiamo veramente la fortuna di avere qui una grandissima esperta di biblioteche private, sistemi di catalogazione, inventari e appunto cataloghi di vendita. Direi che ecco, anche la stessa ricostruzione, per esempio, Margherita, io non so, adesso non ricordo, a Rendsburg, nella Spinoza House, quale edizione effettivamente ci sia del Trattato Teologico Politico, così come delle altre opere. Però scusate, do subito la parola a Giovanni Licata, che si è prenotato. No, è che sono veramente come tantissime domande, quindi poi non vorrei anche tediare poi il pubblico, però no, volevo dire una cosa, se magari specialisti hanno vietato, le annotazioni ci sono annotazioni al Trattato Teologico Politico, Pina lo sa benissimo, che sono cioè comunque appartengono a Spinoza stesso, quindi, come dire, lo studio di questi antichi può avere una ricaduta anche importantissima. Non si è detto perché è un'ovvietà per chi studia Spinoza, però sappiamo anche, io non escluderei, ecco, che un esame di altre copie sistematico possa portare alla luce nuove annotazioni, come dire, antiche o comunque risalenti a Spinoza, al circolo dei suoi amici. Poi in subordine volevo anche dire che per quanto concerne la primissima circolazione, non so se lei è d'accordo, per quanto concerne la primissima circolazione del trattato attraverso le aste, è chiaro che la questione è viziata anche dal fattore accidentale della morte del possessore. Cioè, è chiaro che le prime aste saranno, no, a partire dagli anni Ottanta necessariamente, perché di solito l'asta appunto registrava i libri del deceduto. Quindi a riprova del fatto che è inutile citare Israel, nel senso, è ovvio che il trattato ha avuto una circolazione massiccia
nell'Olanda degli anni 70-80, anche indirettamente dalle citazioni e dalle primissime confutazioni di amici o avversari di Spinoza. Che, per esempio, pensiamo a Van Beltoisen, i corrispondenti Boxell, Schirnaus, cioè sono tutti esponenti che amici che erano entrati in contatto con Spinoza e che avevano ovviamente una copia. E, tra l'altro, tra parentesi, hanno, cioè il trattato appare nel catalogo d'asta della morte di Hugo Boxell nel 1680, e quindi a mia conoscenza sarebbe addirittura la prima e una delle primissime occorrenze di quest'opera. Ma Boxer appunto era uno dei corrispondenti, era ovvio che l'aveva. Vabbè, questa è solo una parentesi. Grazie. Allora, grazie per tutte le osservazioni. Sì, chiaramente le annotazioni sono importantissime, questo è riconosciuto anche nei cataloghi, esempio quando si comincia a segnalare che un esemplare offerto, e questo è scritto nel catalogo dopo la registrazione tra parentesi, per esempio è corredato da annotazioni manu beatis possessoris, cioè è chiaro che lì poi c'è come un messaggio in cifra verso gli altri studiosi oppure gli appartenenti alla cerchia, quindi questo è una, sono delle piste sicuramente molto importanti, adesso non solo per Spinoza. Insomma, ma poi chi comprava e perché si compravano e come si trasmettevano. E riguardo a Israel, io sono partita da Israel perché mi ha colpito molto la sua politicità nel dire che il Tractatus non circola liberamente in Olanda. È chiaro che non circola in modo faticoso, circola in modo coperto. Quindi appunto, e poi il suo stupore nel dire come mai allora ci sono tante copie se è stato sequestrato, appunto non è solo un fatto di esportazioni clandestine, e volevo solo notare che nel caso di Spinoza la circolazione però è in vita, cioè le prime aste inglesi sono nel 76 in cui c'è Spinoza, quindi c'è questa trasmissione già proprio a ridosso della pubblicazione. E, no, ringrazio della domanda perché chiaramente c'è molto da fare se vogliamo continuare a farlo insieme, insomma ce n'è per tutti, diciamo. Allora, beh, intanto Margherita, noi pubblicheremo senz'altro il tuo, come anche quello degli altri, il testo della tua lezione, quindi anzi veramente avremo modo di raccogliere e pubblicare anche i documenti che tu ci hai presentato. E, tra l'altro, scusami, una domanda, ma che rapporto c'è? Ah, scusate, no, intanto volevo dire, abbiamo nominato Israel, ma forse non è a tutti così evidente. Allora, Jonathan Israel è l'autore, ci si riferisce all'autore di un volume che ha avuto un grande, del 2002, se non ricordo male, che ha avuto un grande successo perché insomma, il volume unisce l'idea dell'illuminismo radicale, ecco, alla diffusione, appunto, alla conoscenza del pensiero di Spinoza. Un illuminismo radicale ha origine da Spinoza, una tesi molto dibattuta, ecco, solo per dire chi è questo Israel a cui abbiamo accennato. No, ma volevo chiederti, Margherita, che rapporto c'è rispetto appunto alle vendite, alla presenza, alla pervasività delle opere di Spinoza all'interno di questi cataloghi, inventari di vendite? Che rapporto c'è rispetto ad altri autori vietatissimi, penso appunto a Giordano Bruno o a Campanella, ad altri autori a cui Spinoza peraltro è stato anche accostato? Il rapporto, intendo, sono altrettanto presenti, quando c'è Spinoza ci sono sempre anche loro, ecco, non so. Dunque, spesso dipende un po' dalle aree geografiche. Per esempio in Germania, se c'è Spinoza c'è anche Campanella, cioè, ci sono tutta una serie di autori che sembrano viaggiare insieme.
Cioè, io in realtà a Spinoza mi ricordo qualche nostra conversazione, Pina, di anni fa, in cui io mi occupavo della circolazione tedesca di Campanella e trovavo sempre Spinoza, per cui c'è l'ateismo trionfato e il trattato che viaggiano insieme. E dipende un po' dalle aree geografiche, ad esempio in Inghilterra è un po' diverso, in Olanda, ad esempio, non trovo altri autori rispetto a quelli che trovo in Germania. Diciamo che ci sono degli autori costanti che sono appunto Spinoza, Vanini, Bruno è più settecentesco, diciamo più nei cataloghi settecenteschi, Hobbes. Sì, ci sono, diciamo, c'è un gruppo di autori che viaggia insieme. Nel Settecento troverai sempre Toland con Spinoza, insomma, anche lì dipende da un po' dagli anni e dalle aree geografiche. Insomma, noi conosciamo attualmente, siamo certi che Spinoza abbia scritto di sua mano, insomma, che siano sue autografe, soltanto cinque delle annotazioni al Trattato Teologico-Politico. Lo sappiamo per certo perché sono scritte a margine di una copia del Trattato Teologico-Politico che appunto è conservata oggi in Israele. Era ad Halle, al Biblioteca di Halle, e poi è stata insomma, portata in Israele dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma appunto, in realtà, io personalmente, per esempio, sono certa che Spinoza è autore di molte più annotazioni di queste appunto cinque che sono state apposte da Spinoza su una copia donata che Spinoza mandava in dono, aveva mandato in dono in Germania. Comunque, avremo così modo di continuare effettivamente questa ricerca così interessante, così anche originale, ma che ci dà anche così tanti dati effettivamente sulla reale conoscenza, sulla reale circolazione, penetrazione, ricezione del pensiero spinoziano. A questo punto non so se non ci sono altre domande, se non ci sono altri interventi. Io ringrazio moltissimo la professoressa Margherita Palumbo che è intervenuta oggi con questa generosa sua lezione.